Sono Serena Vivolo, sono psicologa e psicoterapeuta. Ho presentato un progetto chiamato X Factory per conto del distretto socio-assistenziale A della provincia di Frosinone con Alatri Comune Capofila. È un percorso di agricoltura sociale sviluppato attraverso l'inserimento di soggetti con uno svantaggio socio-economico individuati dai servizi sociali territoriali, che sono stati inseriti presso aziende e cooperative agricole del territorio, facendo con loro un percorso di coprogettazione. È un lavoro che è partito con un lavoro di rete iniziato già da diversi anni, insieme alla collega assistente sociale che ha collaborato con me a questo progetto, la dottoressa Sugamele, grazie al supporto del coordinatore tecnico della struttura di piano, la dottoressa Bianca Maria Evangelisti. Abbiamo costruito una rete sul territorio che ci ha portato nel tempo a siglare un protocollo d'intesa con i principali attori istituzionali del territorio e un accordo di ricerca con il Dipartimento DAFNE dell'Università della Tuscia, che ci ha permesso di iniziare a fare i primi laboratori di formazione con le aziende e lavorare su percorsi di agricoltura sociale che nel tempo si sono sviluppati secondo dei percorsi modificati nell'ultimo anno. Con il progetto X Factory presentato a questa edizione, abbiamo cambiato una parte della struttura del progetto per risolvere alcune criticità e abbiamo messo a bando delle risorse pubbliche, quindi provenienti dalla Regione Lazio e dai comuni del distretto di Alatri, chiedendo a delle aziende agricole e cooperative agricole del territorio di presentare delle idee progettuali di agricoltura sociale da sviluppare poi insieme in coprogettazione. Quindi con ognuna di queste aziende si è sviluppato nel dettaglio il progetto concreto in tutti i suoi aspetti operativi e grazie a questo, facendo un'attenta selezione dei beneficiari che sono stati individuati dai servizi sociali e poi selezionati sulla base delle esperienze e delle motivazioni da una commissione esterna, siamo riusciti ad inserire 21 persone in un contesto lavorativo agricolo, con uno stipendio vero e proprio, con una busta paga, non più un contributo distrettuale, ma un'assunzione vera e propria. E di queste 21 persone, una parte, come d'accordo con le aziende, riuscirà ad essere inserita il prossimo anno anche a spese del privato stesso che ha partecipato, quindi anche economicamente, alla buona riuscita di questo progetto. Partecipare a questo concorso per me ha rappresentato un'opportunità di far conoscere un progetto a cui sto lavorando da tanti anni, in un territorio a volte lontano anche dalla capitale, quindi poco conosciuto probabilmente rispetto ad altri progetti portati avanti da psicologi, che però rappresenta un'opportunità importante per quei territori, a volte appunto non molto serviti anche dai servizi pubblici. C'è una componente importante del lavoro psicologico in questo progetto, pur essendo all'interno di un contesto prettamente sociale, e quindi poter esprimere tutto questo rappresenta, un'opportunità per far conoscere ad un pubblico anche più vasto quello che si sta facendo e naturalmente questo anche per poter ampliare una rete di collaborazione con altri colleghi e persone interessate, visto che soprattutto in questi ultimi anni l'agricoltura sociale sta prendendo molto piede e l'importanza della rete in questo contesto è assolutamente fondamentale. È con grande soddisfazione che ho ricevuto il secondo posto in classifica fra i tanti progetti presentati e mi auguro che questo sia da stimolo per continuare questo lavoro perché il progetto si è concluso da pochissime settimane, ma il lavoro chiaramente non si conclude mai e quindi tutti i riconoscimenti e anche i complimenti ricevuti per questo progetto che riporterò ai miei colleghi che l'hanno sviluppato insieme a me saranno assolutamente da stimolo per riprendere e migliorare quanto già fatto e possibilmente andare anche un po' più avanti.